Buongiorno, oggi siamo qui al Rifugio Oronzo e iniziamo l'anello delle tre cime, o giro, a seconda di come preferite. Ci sono un po' di nuvole, speriamo un tempo migliore. Siamo arrivati al rifugio Lavaredo, secondo rifugio di questo giro. Ora continueremo la nostra salita lungo questo sentiero che taglia e si guadagna a Forcello Lavaredo. Un'alternativa è proseguire lungo la strada che prende in modo un po' più dolce, sempre Forcello Lavaredo. Eccoci qua in Forcella, laggiù c'è il rifugio Lavaredo. Sono un sacco di nuvole che hanno rovinato l'alba. Quando sono partito stanotte c'era una stellata invidiabile e ora invece, come vedete, ci sono diversi sentieri che vanno verso Locatelli, che è quel rifugio lì. Non ha bisogno di grandi presentazioni, sappiamo com'è il panorama da di lì. Io ora seguo il sentiero dell'anello, quindi questa strada di fatto. Siamo arrivati al bivio, ora andiamo verso il rifugio Locatelli, così vediamo anche la linea dei piani. Poi torniamo qui e iniziamo la discesa verso l'Angalm, che è questa cosa qua. La segnaletica è davvero impeccabile, presente ovunque e rende questo sentiero davvero inconfondibile. Questo sentiero, come vedete, ha una difficoltà di tipo turistico e questo porta quest'area ad essere ampiamente frequentata. Infatti non è sempre come la state vedendo ora, alle prime ore del mattino, ma spesso è molto molto più caotica.
ancora lungo il sentiero, abbiamo un bel saliscendi. Dobbiamo scendere giù là sotto per poi risalire e prendere la quota alla quale ci troviamo ora. La cornice è sempre davvero bellissima. Peccato un po' le nuvole. Siamo arrivati all'Angalm, che è più una malga che un rifugio, un interessante ristoro lungo questo anello. Per favore non fate ste robe. Cioè, no. Siamo sempre ai piedi delle tre cime, vicino al rifugio Langalm, che è quello lì. E qui ci sono questi tre bellissimi laghetti, guardate che belli, specchi d'acqua limpida. E lì c'è il terzo, ma non si vede bene. Dopo facciamo un giretto. L'acqua è davvero limpida e fredda. Un posto davvero bello. Questa piccola deviazione per vedere i laghi, i bellissimi laghi. Completiamo il nostro giro nelle tre cime, lungo sentiero 105. Quasi arrivati lì all'ultima forcella, prima del rifugio. Guardate che gioco strano che fanno questi strati. Stranissimo, eh? Siamo di nuovo in Veneto. Guardate, è bello. Misurina da contorno, i cadini di Misurina. Quello lì è il cristallino, se vi può interessare c'è un video. L'ultima tratta di sentiero vuole davvero far vedere quanto bello è sto posto, perché è praticamente in quota, sempre qualche piccolo saliscendi e c'è una vista che è davvero bella. Tutto in bianco, sul sentiero appaiono tutti questi omini di pietra. Guardate quanti. Andati al rifugio Oronzo, abbiamo completato il giro delle tre cime.
Come vedete il parcheggio sta già iniziando a popolarsi. È ancora presto, sono le 8:30. Un'ora a riempirlo. Chiuso l'anello. Come vedete qui c'è un sistema di organizzazione per quanto riguarda il parcheggio. Io scendo giù a piedi verso il casello lungo il sentiero 101. Allora, per salire qui al rifugio Auronza alle mie spalle ci sono tre modi. Abbiamo il primo modo, che può essere quello più semplice, salire a piedi lasciando la macchina giù al casello o al lago intorno. Da lì è una passeggiatina abbastanza breve, saranno un paio d'orette e si arriva. Questo lungo, è possibile farlo sia lungo il sentiero 101 che facendo in parte la strada e poi allacciandosi al 101 l'ultimo pezzo. La strada va considerata se percorrerla o meno perché è sempre molto trafficata. Io l'ho fatta questa mattina, vi metto il relive, e era la soluzione che mi andava meglio perché la mattina c'è poca gente, le prime macchine iniziano a salire alle 4, e però era una notte completamente nera, io guardo sempre le stelle, quindi se vado in bosco mi inciampo. Mentre il secondo modo per salire quassù, che è quello che vi consiglio, è quello un po' per tutti: prendere l'autobus, arrivi su in Corriera e poi ti puoi fare l'anello tranquillamente senza avere il pensiero della macchina che deve salire lungo una strada molto ripida di montagna come questa, e anche poi il pensiero di trovare il parcheggio. Terzo e ultimo modo, quello di salire quassù in macchina, per chi non riesce proprio a rinunciare alla comodità, è possibile, salvo esaurimento dei posti al parcheggio, perché i posti al parcheggio finiscono e quando finiscono questi chiudono l'accesso alla strada e bisogna attendere che ce ne siano di nuovamente disponibili. Quindi quando la corriera può salire, perché la corriera transita solo e non parcheggia ovviamente, e la macchina deve starsene giù. E questo per esempio ieri, che era il 18 luglio, alle 11 era già chiusa e bloccata la strada per esaurimento posti al parcheggio. Salire su in macchina costa 30 euro a macchina, salire in autobus costa tra i 4 e 5 euro. Bene, se intendete fare l'anello delle tre cime, come vedete dal relive sono circa 10 km con un totale di meno di 550 metri di dislivello fra i vari saliscendi. Ovviamente salire questo in macchina è più comodo, anche in corriera è molto più comodo ancora. Considerate che qui è altamente frequentato e non è scontato salire in macchina quando volete voi, a meno che non sia orari strani al mattino. Alle 4 ce n'erano poche di macchine. Anche questo video è finito, grazie per avermi seguito, ci vediamo nel prossimo video.